Canna Gate e Wenger, Costanzo mi inviti insieme a Monte, condividi su Facebook Valerio Staffelli di Striscia la Notizia, intervista ancora e Wenger sul Canna Gate, lei dice che vorrebbe parlarne con Francesco Monte da Costanzo. Striscia la Notizia, con i suoi servizi che accuserebbero Francesco Monte per via del Canna Gate scoppiato all'Isola dei Famosi, ha sempre sostenuto la versione di Eva Enger e qualche sera fa Valerio Staffelli è tornato ad intervistarla. L'ex star ha lamentato che in TV non la invitino più per parlare dell'argomento, ma ha anche detto che vorrebbe avere un confronto con Francesco Monte. Al Maurizio Costanzo Show, dove l'ex tronista di Uomini e Donne sarà presto ospite, accompagnato dal padre Angelo, e di certo ribadirà la propria innocenza. Le parole dell'ex diva all'ex naufraga dell'Isola dei Famosi, parlando a Valerio Staffelli, ha dichiarato che la verità sul Canna Gate, ovvero che Francesco Monte avesse fumato marijuana nella Villa Honduregna dove sono stati i concorrenti del reality prima di partire, era chiara fin dall'inizio, e ha aggiunto, anche grazie a voi, di Striscia la Notizia. Staffelli le ha chiesto perché ultimamente si veda meno in TV per parlare del caso, Eva Enger ha risposto che non la invitano, poi l'ha frecciata, evidentemente è un argomento da non trattare. Poi gli ha fatto sapere di aver scritto a Maurizio Costanzo per chiedere di ospitarla al Maurizio Costanzo Show la stessa sera in cui ospiterà Francesco Monte per chiarire ulteriormente la propria posizione, chiarire con lui. L'ospitata dell'ex tronista all'ex fidanzato di Cecilia Rodriguez che in questo periodo stiamo vedendo in Furore 2 la domenica sera su Canale 5 avrebbe dovuto essere ospite al Maurizio Costanzo Show già giovedì 8. marzo nonostante sia coinvolto nel Canna Gate, vederlo proprio in quella data, in cui cadeva la festa della donna, non sarebbe certo dispiaciuto alle fans, ma l'appuntamento è slittato probabilmente al 22. A dargli man forte ci sarà suo padre, il signor Angelo Monte. Gli altri nomi ricordiamo che in Honduras non avrebbe fumato marijuana soltanto Francesco, ma anche altri naufraghi dell'Isola dei Famosi. Secondo alcuni video di Striscia la Notizia si tratta di Paola Di Benedetto con la quale l'ex tronista del dating show di Maria De Filippi ha cominciato una relazione, dopo aver iniziato a conoscere l'ex madre natura nel programma, da cui però aveva deciso di ritirarsi proprio per via del Canna Gate. Marco Ferri e Rosa Perrotta che era stata indicata come una delle compagne di avventura con cui Francesco Monte avrebbe potuto consolare il proprio cuore infranto dopo essere stato mollato in diretta da Cecilia Rodriguez al GF VIP. Inoltre Eva Enger ha fatto il nome di Filippo Nardi. Tuttavia la Magnolia, casa di produzione dell'Isola dei Famosi, anche dopo aver sentito il personale in Honduras, ha fatto sapere di non avere prove che sia stata consumata droga nell'hotel, circostanza che per inciso ha detto ancora la Magnolia è indipendente dal programma e ininfluente sui meccanismi di gioco. Diritti d'autore riproduzione riservata.